qua mega sacchettone, in realtà è piccolino, però questa volta ci ho dato dentro di meno, e quindi un po' meno, sì. Dunque, sono andata molto sull'utile, insomma. Qui queste sono mutandine, adesso non sto a farvi vedere le mutande perché non è il caso. Comunque, avevo bisogno di un po' di mutande, ho preso le mutande. Poi ho preso anche dei calzini. Questi li ho pagati 2 euro, 1, 2, 3, 4, 5 paia. 5 paia e sono... Sì, lo stile è un po' natalizio, però chi se ne frega. Tanto io per il lavoro infilo la calza nello stivale. E quindi portando lo stivale per lavoro... Ora volevo farvelo vedere senza distruggere i calzini. Vediamo se sono riuscita. Allora, qua questi sono un po' così. Hanno come delle... Bah, sembrano tipo bocche, ma non, in realtà non lo sono. E sono a mezza gamba. Poi c'erano dentro le righe. Nere ma con la parte sotto argentata, ancora righe, e queste dovrebbero essere tipo quelle di prima, sì, sempre un po' così, però base molto più scura e disegno grigetto. Ok, e queste 2 euro, 2,05 euro paia, ottimo affare. Invece queste le ho pagate un po' di più, sono un po' più primaverili. Queste anche con la scarpa da tennis, 3,50 euro e sempre 5 paia, e sono sulle tonalità del blu, rosa e blu, quindi rosa righine, righe così, così. Comunque neanche da OVS, se anche io vado da OVS spesso anche, però così tante calze no, neanche lì le trovo col prezzo. Poi ho preso questo aggeggio stranissimo, ma adesso vi farò capire di cosa si tratta, e mi tolgo anche il sacchetto, sennò vi viene una testa grossa come un pallone. Allora, abbiamo questo a 3 euro, è tipo un marsupietto minuscolo, minuscolissimo, con aggancio. Questo io pensavo, molti lo era nel reparto sport, perché c'è tutto un reparto adesso di Primark completamente dedicato al fitness. Appena si entra vedrete che c'è tutte le cose per jogging, fitness, ginnastica. Si vede che stiamo avvicinandoci alla primavera, e quindi tutti a far ginnastica, tutti per rendersi più belli, snelli e via dicendo, in previsione dell'estate. E quindi questo cosetto era tra le cose che ho trovato lì dal reparto sportivo, chiamiamolo così. Allora, ha una lampina ed è un marsupino sottilissimo, perché qua io pensavo di mettere al mare, perché spesse volte quando si va al mare non si sa mai dove mettere la chiave della cabina, la chiave dell'auto, la chiave non so di casa, anche se siete magari in una spiaggia privata, però non sempre si è nella spiaggia privata, a volte appunto si va anche quella libera, voi... E di solito si evita anche di lasciare la roba in spiaggia, però se volete, non volete portarvi niente di valore, ma quelle due o tre cose, due o tre soldini eccetera, usate questo, lo mettete alla vita, e è sottilissimo, non dà fastidio, e pensavo appunto per quando si fanno quelle belle camminate anche in riva al mare, oppure per fare sport, andate a correre, lo utilizzate esattamente come è stato progettato. Poi questi oggettini sono carini, 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 fanno sempre parte dei regalini che pensavo di fare per le amiche di mia figlia,
perché spesso c'è occasione di compleanni, eccetera, eccetera, eccetera. Queste le ho pagate con saldo 2,50 euro. Vedete qua. E dentro c'è, allora, è una collanina, ragazzine, ti conto, 10, 11 anni, 12, uno smile, e qua tutti i ricambi dei ciondoli da poter mettere qua al posto di questo. Sopra invece avete un choker nero, perché si può abbinare alla collana. Ne ho presi due perché uno appunto è per mia figlia e l'altro per la sua amica. Però qua è identico. Uno per lei e uno per le amiche. E voilà. Pensierino dalla mamma. Poi facciamo ancora un po' di casino con questo sacchetto. Sempre pensierino della mamma. La mamma si ricorda sempre della figlia, anche durante i saldi soprattutto. E poi vedrete dopo cosa gli ho preso da Bershka. Una meraviglia. Allora, questo ve lo ricordate benissimo, perché sicuramente chi è stato da Primark in questi ultimi mesi l'avrà visto. È il bicchiere della Bella e la Bestia. All'interno ha la sua rosa e qua la cannuccia. Non so se costava sulle 6 euro, mi pare di sì. L'ho preso a 3,50 euro. L'ho preso giusto perché a 3,50 euro, perché sinceramente si poteva anche evitare, però è talmente carino che comunque vale, cioè comunque vale 3,50 euro, sì, ci sta. Invece 6 euro molto probabilmente no, infatti fino adesso niente. E per ultima cosa che ho preso, ah no, due cose, ho preso questo da, sempre lì da Primark, perché veniva 1 euro. Fate conto che io li ho presi da Rese, quindi non so se ce ne saranno ancora, eh. Io ho visto solo questo in giro. Comunque guardate, cioè, spessore buono. E tutti questi colori sul rosa erano gli ultimi. Ultimi perché 1 euro veramente. Costavano 2 euro prima, però 1 euro ci stava, la spesa ci stava. E quindi anche questi sono venuti a casa per l'agenda. E infine, sempre lì dal nostro negozio preferito, ho preso dei leggings. Questi leggings sono così neri, semplici, lisci, cotone leggero. Ecco qua, ecco qua, li vedete più o meno. Queste, le misure sono queste. Comunque fate conto che sono 44, sicuramente sì, un 44. Ma c'è di tutti i tipi, eh. Questo veramente me li hanno regalati. Pagati 3,50 euro sti leggings. Per la primavera, comunque una bella stagione, vanno più che bene.